diciamo basta! È un lungo serpentone sul marciapiede che dal monoblocco porta all'uscita dell'ospedale a Pontecorvo, quello degli eroi già dimenticati. Medici e infermieri a rappresentare migliaia di dipendenti dell'ospedale civile e dell'ospedale Sant'Antonio che all'azienda ospedaliera e alla regione chiedono di essere riconosciuti per quel che valgono. Il personale della sanità chiede ferie, riposi, diritti e un risarcimento Covid per il lavoro extra, raggiungendo anche le 14 ore non stop di turno. A sostenerli i sindacati uniti CGIL, CISL e UIL. Questo è un personale veramente in grande difficoltà per quanto riguarda i turni di lavoro, per quanto riguarda il riconoscimento economico. Ricordiamo che questa azienda insieme all'ULS 6 sono le due aziende con gli stipendi più bassi della regione Veneto e una azienda che è prima in Italia e leader per prestazioni importantissime, ma i riconoscimenti sono praticamente nulli. Sono tra i meno pagati d'Italia. La loro protesta per il rinnovo del contratto e l'adeguamento alla busta paga nazionale era iniziata ben prima dell'emergenza coronavirus. Definiscono una miseria il bonus del governo, chiedono di avere loro ora la priorità, la stessa data mesi fa e giustamente ai pazienti. Cerchiamo un risarcimento perché crediamo che questa azienda e i lavoratori di questa azienda abbiano dato anche l'anima durante l'emergenza del Covid. E siccome in questo periodo si è data priorità a tutta quella che era la cittadinanza, a tutta quella che erano i pazienti, e quindi con questa priorità si è dato deroga a qualsiasi tipo di diritto per i lavoratori, adesso chiediamo che le priorità cambino e che quindi le priorità diventino i lavoratori e i diritti dei lavoratori. Il prossimo passo sarà comunicare al prefetto di Padova, Renato Franceschelli, lo stato di agitazione. Basta emergenza, dobbiamo lavorare in normalità, vogliamo i nostri riposi. Vogliamo le nostre ferie, vogliamo i nostri diritti, vogliamo anche i zoccoli. I dipendenti di questa azienda non hanno nemmeno in busta paga i soldi per i zoccoli, quindi pensate a che livello che siamo. Chi passa in auto a piedi rallenta per ascoltare. Raccolgono solidarietà. Da parte della gente comune c'è il senso di riconoscenza per il sacrificio durante mesi difficili per tutti, ma di più per chi era in prima linea. Chiedono la stessa sensibilità a chi è ai vertici. Possiamo definire questo personale eroe?